l'intelligenza artificiale o diciamo il machine learning sta portando moltissima innovazione nell'ambito dell'editoria e di conseguenza anche nell'ambito dell'editoria accessibile. Ci sono due attività principali legate all'editoria accessibile che sono molto impattanti rispetto al tempo necessario dalle persone per poterle svolgere e che in questo momento sembrano incomprimibili. Da una parte la descrizione delle immagini, la descrizione alternativa per le persone con disabilità visiva, che quindi non riescono a vedere l'immagine e hanno necessità di avere una descrizione per comprendere che cosa c'è scritto e che cosa è presente all'interno dell'immagine. E l'altro è invece l'aspetto del controllo di qualità delle pubblicazioni digitali accessibili, che richiede molto lavoro manuale perché solo il 30% delle attività di controllo possono essere automatizzate. Rispetto alla descrizione alternativa delle immagini, siamo partiti in tempi non sospetti già nel 2018 con un progetto di ricerca pura che si basava sui tool disponibili allora e che avevamo constatato funzionare discretamente nel 40-50% dei casi. Questo perché si trattava di software applicativi che erano molto allenati sulle fotografie, ma le fotografie sono solo una parte delle immagini presenti nei libri e anzi spesso non sono neanche la parte maggiore, ad esempio nei libri di editoria scolastica. E pertanto su tutte le immagini che erano come icone, copertine, immagini decorative facevano molta, molta difficoltà. Abbiamo ripreso adesso in mano questa attività usando un nuovo approcci basati sull'intersezione fra Large Language Model e immagini, e i primi risultati che abbiamo, stiamo proprio facendo i primi test, sono molto molto incoraggianti. Siamo riusciti a trovare degli algoritmi che riescono a descrivere in maniera molto ampia anche delle immagini molto complesse, quindi questo ci sembra sicuramente un passo in avanti che nel breve termine potrebbe portare dei grandi vantaggi, mentre nel medio-lungo termine penso che anche nel controllo qualità sia dei file digitali sia potenzialmente dei siti web potremmo avere dei sistemi a supporto. Dico questo perché come fondazione abbiamo controllato più di 35.000 file come accessibili, in realtà ne abbiamo controllati anche molti non accessibili. Abbiamo quindi uno storico di dati molto ampio e potenzialmente potremmo iniziare ad addestrare un qualche algoritmo a supporto del controllo di qualità e così da poter ridurre un po' il tempo necessario per controllare la qualità di un file EPUB, cosa che al momento richiede diverso tempo.